pace e tranquillità fanno miracoli! Che fai, Ruby? Ah! Oh, ciao! Monto il video sulla giornata di Mirtha in Bay! Oh! Gasp! È stata una giornata speciale, così la ricorderemo per sempre! E poi è perfetto per Ponygram! Guardate, ci sono i blooper! Dietro le quinte. Non mi pento di nulla. Ci sono anche i pony terrestri che tentano una magia. Fantastico! Wow! Quindi è come fare una ghirlanda di fiori, ma invece dei fiori ci sono strani quadratini parlanti. Più o meno, ma mi ci è voluto tutto il giorno per montarlo, quindi fai... Quanti ricordi! Guarda questo! Questo! Attenta, rischi di... Tile cancellati. Cancellare tutto? Non ti preoccupare, so recuperarlo facendo così. Tile cancellati, per sempre. Ci riprovo? Sì, no! Mi dispiace tantissimo, mi è scivolato lo zoccolo, poi il pulsante, poi i quadratini sono finiti nel cestino e... Tranquilla, rifaremo un altro video l'anno prossimo. Figurati, è tutto a posto. Vado a fare un pisolino. Sono distrutta! Entrate pure. Ehi, guardate, sono io, Ruby, il Pegasus, più famoso che abiti a Mirtha in Bay, con una canzone nel cuore e un luccichio negli occhi. E qualcuno ha ordinato un frullato gigante onda alla fragola con ali di Pegasus? Un balletto del buon umore. Grazie, Pony. Ma niente mi ridarà la giornata di Mirtha in Bay. Come fare a ridargliela? Ci sono! Pony, seguitemi! Sunny, lavati prima. Bello. Ruby, vieni in giardino. Dobbiamo farti vedere una cosa. Oh, come vedi, ora sono impegnata a fare un castello di sassi. Coraggio, fidati. Senti, a meno che non abbiate ricreato la giornata di Mirtha in Bay in giardino... Oh, avete davvero ricreato la giornata di Mirtha in Bay in giardino? Avevamo bellissimi materiali a cui ispirarci. Tieni, puoi riprendere tutto. Grazie, Zip. Ma sapete, questa volta preferisco una festa dove possa divertirmi insieme ai miei fantastici amici. E un, due, tre, vai! Hey, prova anche tu, rischia un po' e vedrai. Sei esplosa in un ammasso di... Glitter! Glitter! Glitter!
conto di che ore sono? Ma che cosa? La mia criniera è piena di glitter! Scusatemi, Pony, ma la magia da alicorno sta facendo tutto da sola, non riesco a controllarla. Forse ti serve una parola magica per aiutarti a far uscire il tuo alicorno interiore. Per esempio, tipo, vola alto! Oh, vogliamo! Oh, oh, ci sono! Alicornalo, sì! Alicornalo? Sì, ma dovrei lavorarci. Non credo che andrai molto lontano con quelle alette. Ah! Izzy ha ragione! Non sarò mai di aiuto a nessuno così! Non preoccuparti, Sunny. Ti serve solamente un nuovo look. Un makeover adatto a un alicorno. Ci serviranno riflessi chiari, riflessi scuri, glitter sugli zoccoli, smalto, maschera e arricciatura. Non dici davvero? E invece sì, ogni cosa. Uno, due, tre, quattro. Pettiniamo su e giù. Cinque, sei, sette, otto. Te ne andrai se bella ti sentirai. Così, tu sai che brillerai se ti fiderai di me. Vai, ci siamo. Ora sei alla moda, andiamo. E voilà! Penso che funzioni. Wow, Ruby! Come sei brava! Fai me dopo! Guarda il lato positivo! Almeno la criniera copre quelle alette minuscole! No, no, no! Il punto non è affatto il makeover! Il punto è l'ispirazione! E niente, ispira come affrontare un pochino di pericolo! Affrontare il pericolo stimolerà le tue abilità! Non ne sono sicura, Zip! Che cos'è quello? Sicura? Sembra... divertente! Impossibile! Oh, Andrea è la grande! Ok, togliamo la criniera dal muso. Ecco fatto, molto me... Può andare. Pronta? Partenza! Via! Zip, cosa volevi fare? Direi che ha funzionato meglio del tuo look. Ah, adesso ci serve un grido più accattivante. Cosa ne dite di... criniera zocco fantacanter logicosa? Quel che serve è un nuovo outfit da alicorno. Magari qualche accessorio. O magari del fuoco sul percorso a ostacoli. Sunny, che ne dici? È stato un completo disastro! Sapevo di trovarti qui. Ruby mi ha detto tutto. Stai bene? Sembra che tutti stiano crescendo così velocemente. E io mi sento bloccata. Hai aiutato tutti i pony a credere nella magia. È ora di credere nella tua magia, Sunny. Ed è qui. Grazie, Itch. Se solo fosse così semplice. Oh no! I puledri! Coraggio, Sunny! Ce la puoi fare! I puledri hanno bisogno di te! Capire come spegnere il glitter? Sapevo che ce l'avresti! Siete pronte per uno straordinario tour di Merda and Bay? Io adoro il tour! Vedrò questo, vedrò quello e vedrò... Vedrò del buio pesto? Itzy! Le trappole dovevano essere disattivate! Promemoria, controllare le trappole! Ci serve il tuo aiuto! Mmm... Mmm...
l'orologio non funziona! Allora come facciamo a farla uscire? Sta benone, sarà uno spasso! Non sono mai stata chiusa in una scatola! Le fermate del tour erano studiate perché piacessero a ognuna di voi! Izzy non può fare il tour lì dentro! Mi hai appena dato un'idea! Si alza! Ce l'ho fatta! Sono una scatola volante! È assurdo, Izzy! Non puoi vedere nulla! Vero, ma posso usare la mia immaginazione! Tour annullato! Oh! Oh? Ah? Aspetta, Itch, guarda! Beh, ok, bene. Da questa parte! Il nostro tour inizia con la piazza di Maritime Bay! La spiaggia. Wow. Pensavo ti sarebbe piaciuta, Izzy. Mi piace molto, Itz. Il mio posto preferitissimo di tutta Maritime Bay. Ora stiamo guardando il parchimetro, vero? Io lo adoro. Adesso basta! Dobbiamo far uscire Izzy da lì subito! Non c'è niente che possa aprire questa adorabile prigione! Coraggio! Non mollare, Itz! Dobbiamo solo pensare, io e te, un pony e una scatola! Deve essere per forza uno scherzo. Il mio tour perfetto! Rovinato! Ehi, Zino! Qualcosa non va? Il tour doveva dimostrare che Maritime Bay è un posto stupendo dove vivere. Itch, missione compiuta! Ci siamo divertite un mondo! E tutto grazie a te! Già! Io avevo sempre voluto vedere il Pon. È un museo davvero magnifico! Fortissimo il parco avventura! Ci voglio assolutamente tornare! Allora, Maritime Bay piace a tutte! Moltissimo! Io mi sento a casa ora! È stato il tour più bello di tutta la mia vita! Vedi, Itch? Quando qualcosa non va secondo i piani, devi solo... Senti questa? Pensare fuori dalla scatola! È così divertente! Perché io sono dentro una scatola! Hai detto fuori dalla scatola? Sono di nuovo un unicorno! Abbiamo condiviso dei bei momenti, giusto, scatola? Ma ora farò il vero tour! Da questa parte potremo vedere... Atterraggio autorizzato, squadra Pegasi! Manifestazione per lo sport, Pony! Non per mettersi in mostra! Tutte queste è un palcoscenico, Sunny! Itch, accendi le lanterne! Lanterne? No, Itch! Ricevuto! Lanterne accese! Aspetta, Itch! Oh, e ora? Hai forse detto è ora? Itch, no! È ora? No! L'avete sentita, squadra unicorni? Ora, ora, ora! Dei nemici a ore tre! Mettetevi tutti al riparo! Allora, si comincia! Ok!
mi spiace così tanto. Doveva essere una giornata stupenda, invece... Tranquilla, Sunny, non c'è problema. Magari un problema c'è, ma tenere a bada una manifestazione del genere non è una passeggiata. Tu come ti senti? Abbastanza bene. Non tu, Thunder. Nemmeno una regina potrebbe riuscire a gestire la competizione da sola. Io sono un alicorno e riuscirò a cavarmela. I giochi di equestria possono cominciare. La mia Pony Girl! Smettila! Volare è contro le regole! Ai vostri posti! Pronti, partenza! La barca non avrebbe dovuto essere già in acqua. Lo saprei. Ho letto tutte le regole. Forse se gli unicorni avessero controllato meglio. Stavamo controllando benissimo, in realtà. Poi non ci siamo più riusciti. Mi serve subito un taglio e una piega. Ah! Oh, la nostra magia! È proprio quella che avrebbe dovuto unirci. Non posso farmi vedere in giro così! Non vi preoccupate, Pony! Sunny ha sempre un piano, giusto, Sunny? Ah? È difficile essere un leader, vero? I pony pensano che noi abbiamo risposte per ogni cosa. Tutti quei pony diversi insieme hanno finito per competere l'uno contro l'altro. A te e ai tuoi amici non succede lo stesso? Qualche volta è così. Siamo tutti molto diversi. È dura a volte. Ma quando invece lavoriamo insieme e ci ascoltiamo l'un l'altro, tutte le differenze diventano punti di forza. Come in una squadra? Pony! Pony! In queste gare l'importante non è vincere. Il punto dei giochi è celebrare le nostre differenze e collaborare. Che cosa è successo? Ma quindi è finito tutto? Io non ho capito. D'ora in avanti, ogni squadra sarà un mix di tutte le famiglie pony. Una rappresentazione della stessa unità che rende così stupenda Equestria. Che i giochi inizino di nuovo! Dei primi giochi di Equestria è... Nessuno! Tutte le squadre hanno vinto una gara, quindi è pareggio! Lo trovo molto sensato. Sono i primi giochi di Equestria. E tutte le squadre hanno vinto! Insieme! Ben fatto, Sunny! Possiamo giocare adesso? È vivo! Il mio mostro è vivo! Ah! Il mostro di Frankenstallion! Ve lo chiedo solo una volta. Chi ha preso i miei occhiali da sole? Pony, seguitemi! Mi piace come hai sistemato questo posto, Zip.
Wow, non scherza. Iniziamo pure con il primo sospettato. Che cosa hai detto, Hitch? Ti ricordi questa mattina in spiaggia, sceriffo? Un'altra bella giornata di sole a Maritime Bay. Peccato aver lasciato gli occhiali da sole in ufficio. Dovrò rubare i tuoi, Zip! Obiezione! Non ho affatto detto così! Un'altra bella giornata di sole a Maritime Bay. Che sciocco, ho lasciato gli occhiali da sole in ufficio. Lasciati in ufficio? Davvero? Mm-hmm. Però non mi servono gli occhiali da sole per vedere che la tua teoria non funziona. A me non è dispiaciuta. Ok, ok. Invece tu, Ruby? Ti capisco, siamo sorelle e li hai presi in prestito senza chiedermelo. Ridammeli e possiamo metterci una pietra sopra. Perché dovrei prendere i tuoi occhiali da sole, Zip? Non corrispondono al mio stile. Ricordi? Bisogna pensare alla praticità, non alla moda. Eri così entusiasta all'idea di mostrare a tutti il tuo nuovo shampoo dona lucentezza Super Sprint! Un'acconciatura perfetta in 2 minuti! Ah! Ah! Mi è andato negli occhi! Presto, dammi gli occhiali da sole! Hai detto che non erano più di moda. A volte, Zip, bisogna pensare alla praticità, non alla moda! Ti prego, non dire a nessuno che l'ho detto. Ho preso i tuoi occhiali da sole una volta sola ed ero in una situazione di emergenza. Perché mai dovrei rubarteli? Ne posseggo tantissimi. Beh, e tu che mi dici, Sunny? Stai sempre al sole a preparare frullati, quindi... Già. Rimane solo... Izzy. Oh, ma certo! Volevi prendere le misure per essere certa che i miei occhiali ti andassero bene prima di portarmeli via! No! Zip, vedi, è che... La verità è che... Distrazione! Izzy, fermati! Ferma! Fine della corsa! Non hai più scampo! Possiamo risolvere la cosa oppure... Questo è per te, Zip! Spero ti piaccia! È per me? Davvero incredibile! Non ho preso i tuoi occhiali da sole, Zip, davvero! Stavo prendendo le misure per farti questi! Un qualsiasi detective che si rispetti ha dei gadget stratosferici! Oh, grazie, Izzy! Forte! Un vermetto... Miglior regalo di sempre, Izzy! Li adoro! Oh! Oh! Ecco dov'erano! Scusate! Te li aggiusto? Dilettante! Ditemi che era uno scherzo! Ma è stato divertente, vero? Vero? La colazione dei campioni. Un pasto sostanzioso per iniziare bene la giornata. Pony, colazione in famiglia! Scusa, devo scappare. Ciu-ciu, tira-ta-ta, ciu-ciu. Pancake buonissimi! Già. Ancora problemi con gli attrezzi da giardino! Non puoi certo occupartene a stomaco vuoto. Buon lavoro! Scusate! Oh, scusa! Excusez-moi! Non posso crederci! Mi sono persa i tuoi pancake stamattina, Sunny! Ma Melody e Criniere è pienissimo! A dopo, Karen! A dopo!
tutti così impegnati, sembra che ci stiamo allontanando. Un attimo, fatto! Ah, eccomi qua! Ehi, Pony! So che siamo tutti molto indaffarati, ma non rinunciamo a passare del tempo insieme. Facciamo una gita a Prancing Point! Vi aspetto! Glitter! Oh, se ne sono scordati! Scordati di cosa? Pensavo che nessuno sarebbe venuto. Sei l'unica che si è ricordata, Izzy. Ricordata? Oh, sì! Questo cervello non si fa scappare niente! No, non mi sono scordata, no, di certo! E per la gita hai portato un carro pieno di pietre? Sono gemme in realtà, è ok! Anch'io l'avevo scordato! Ma sono qui ora! Ed è quello che conta! Prancing Point, stiamo arrivando! E sarebbero dovute tornare secoli fa. C'è qualcosa che non mi torna. Non ti preoccupare, le troveremo sicuramente. Sentito? C'è qualcosa lì! Ne sento l'odore! È solo la tua immaginazione! Non c'è niente lì! Questo l'ho sentito! Vieni, andiamo dall'altra parte! Ah! Hai visto? Itch, dammi retta! Questa è la strada più veloce! Non sono affatto d'accordo! Fa un po' paura qui, non credete? Ah! Adoro! La verità non si nasconde! I pony terrestri non si lavano le mutande! Itchy, penso che sia l'ora di cambiare il testo, non credi? Visto? È proprio questo che volevo! Del buon vecchio tempo tutti insieme! Ah, mangiamo! Invece delle noiose cene della domenica, abbiamo le cene avventurose di Sunny! Uno spasso! Le chiameremo così! Eccoci sono, sentite! Alzate gli zoccoli al cielo, alla nostra amicizia anelo! Hey!